5-6 esercizi di stretching che devi fare ogni giorno. Sia che passi tutto il giorno piegato davanti a uno schermo, sia che tu stia in piedi per lunghi periodi di tempo, è normale che tu senta dolori nella parte superiore e inferiore della schiena. Ma ci sono buone notizie? Ci sono degli esercizi facili che puoi fare, così potrai finalmente dare sollievo alla tua schiena. È importante tenere presente che la flessibilità gioca un ruolo fondamentale nel rafforzare la schiena, rilassare i muscoli e migliorare la circolazione nella colonna vertebrale. Allungare la schiena può anche rafforzare i muscoli, il che può prevenire ulteriori dolori in futuro. Prima di provare questi esercizi, scopri quanto è flessibile la tua schiena. Ecco un piccolo test per te. Mettiti in posizione eretta, i piedi aperti alla larghezza delle spalle e le braccia rilassate lungo i fianchi. Adesso lentamente inarca la schiena e abbassa la testa a terra senza piegare le gambe. A che punto sei arrivato? Sei riuscito a toccare terra con le mani? Se non sei abituato allo stretching o se hai i muscoli deboli, forse non sei riuscito a scendere troppo. Ma va bene così. Vedrai, quando avrai fatto questi esercizi di stretching per un periodo più lungo, ti accorgerai che sei diventato più flessibile e che così avrai meno mal di schiena. 1. Sospensione passiva e attiva. Allungare la schiena è la chiave per aiutare i muscoli a sentirsi bene e rilassati in ogni momento, e lo stretching da sospesi è un ottimo modo per alleviare i muscoli della schiena dalla tensione. Esistono due tipi di sospensioni, passiva e attiva. La differenza tra stretching attivo e passivo è semplice. Passivo significa lasciare che il corpo si distenda senza fare manipolazioni o forzare alcun movimento. Uno stretching attivo richiede di muoversi in un determinato modo per ottenere l'allungamento. Capirai meglio questa differenza dopo aver scoperto di più sulla sospensione attiva e passiva. Per fare una sospensione passiva avrai bisogno di una barra abbastanza resistente da sostenere il peso del tuo corpo. Puoi usare quella della palestra o anche una sbarra di quelle che si fissano sulle porte. Mettiti dritto, afferra la barra e avvolgila con le dita. Dopo aver fissato la presa, alza le gambe e resta così, appeso. Ecco qua! Mentre sei appeso, assicurati di tenere la testa dritta e la colonna vertebrale allineata. Non torcerti e non fare movimenti. Questo esercizio può sembrare semplicissimo, ma in realtà fa molto. Non soltanto raddrizza le spalle e allinea la colonna vertebrale, ma attiva anche i quadricipiti e gli addominali. Se lo fai qualche volta al mattino o alla sera per qualche minuto, noterai che i muscoli della tua schiena saranno molto meno tesi. Ok, adesso facciamo la sospensione attiva. Inizia allo stesso modo della sospensione passiva. Quando sei in posizione di sospensione, inclina indietro la testa, solleva il petto in alto e tira indietro le spalle mantenendo le braccia dritte. In questo modo si impegnano i glutei e i muscoli posteriori della coscia. Mantieni la posizione per circa 5 secondi. E ricorda, non piegare le braccia. Tienile dritte in modo da non sforzare i muscoli. 2. Rotazione del busto. Questo esercizio di stretching è ottimo per migliorare la mobilità della colonna vertebrale attraverso il rilassamento dei muscoli laterali del tronco. Tutto quello che devi fare è sdraiarti a pancia in su con le gambe rilassate. Prendi una gamba, piegala in su e spingila sopra l'altra gamba mantenendola piegata. Spingila leggermente sull'altra gamba. Dovresti sentire un bel allungamento sul lato del busto. Ripeti l'esercizio con l'altra gamba. Fai questa mossa un paio di volte su ciascun lato. 3. Mossa del gatto. Questo esercizio di stretching consiste nell'inarcare la schiena, il che può davvero aiutarti a rilassare i muscoli rigidi e doloranti, soprattutto quando stai seduto tutto il giorno. Inizia mettendoti a quattro zampe e inarca delicatamente la schiena. Dovresti fare la gobba, come un gatto. Esci dalla posizione e rilassati. Farlo per un paio di volte è ottimo per i muscoli e la circolazione. Inoltre, si vanno a rafforzare anche gli addominali. Fanne circa 10 ogni mattina o prima di iniziare un allenamento. 4. Squat profondo con reach. Questo stretching è ottimo per estendere le spalle e per allungare la parte superiore della schiena. Richiede un po' di equilibrio e forza. Inizia in uno squat profondo con il sedere che quasi tocca il pavimento. Quando sei pronto, allunga un braccio in direzione del soffitto, con l'altro braccio che tocca a terra davanti a te. Quando la tua mano è in aria, girati leggermente in quella direzione torcendo leggermente il busto. Per un maggiore equilibrio nella torsione, aiutati con il braccio che hai tra le gambe spingendo. Non dimenticare di tenere la schiena dritta e la testa rivolta in avanti in modo da poter ottenere l'estensione completa della spalla. Mantieni la posizione per 5 secondi prima di passare all'altro lato. Se tenere lo squat è un po' troppo impegnativo, trova una barra a cui aggrapparti mentre sei giù. 5. Stretching del flessore dell'anca.
Se siedi alla scrivania tutto il giorno, sai cosa vuol dire provare un dolore lombare. Ma a volte il dolore nella parte bassa della schiena non dipende soltanto da una cattiva postura, bensì anche da altri gruppi muscolari che sono sotto sforzo mentre fai una determinata cosa. Se soffri di dolori lombari e stai sempre seduto, questo allungamento dell'anca può essere davvero d'aiuto. Quando passi molto tempo seduto, infatti, i muscoli dell'anca si possono irrigidire. Così, quando poi ti alzi in piedi, questi muscoli rigidi attirano la parte bassa della schiena in avanti. Questo stressa inutilmente la parte bassa della schiena. Per mantenere rilassati i muscoli dell'anca, fai questo. Inginocchiati su uno stuoino e porta una gamba in avanti, sempre piegata, con il ginocchio che tocca il pavimento. Appoggiati su di essa spingendola davanti a te. Raddrizza la gamba dietro premendola sul tappetino. Premendo il tuo peso sulla gamba piegata, vai ad allungare per bene i fianchi e i muscoli della gamba che rimane a terra dritta. Mantieni questa posizione per circa 10 secondi prima di passare all'altra gamba. Fai 5 ripetizioni. Senti il bruciore? 6. Il Jefferson Curl. Questo allungamento è ottimo per la flessibilità perché ti consente di arrivare a toccare terra stando in piedi e piegandoti in due. Ecco come farlo. Mettiti in piedi dritto con una buona postura, scendi lentamente verso il basso partendo dalla testa, poi le spalle, poi piega la schiena una vertebra alla volta. Assicurati di farlo molto lentamente in modo da non affaticarti e da non perdere l'equilibrio. Ricorda, non piegare le gambe. Una volta che hai toccato terra con le mani o insomma che sei arrivato fino a dove il tuo corpo ti fa arrivare, resta in questa posizione per circa 5 secondi. Adesso è il momento di risalire, quindi srotolati finché non torni in piedi. Dopo aver praticato il Jefferson Curl per 30 giorni, non stupirti se finalmente riesci a toccarti le dita dei piedi. Se questi esercizi sono difficili per te, non scoraggiarti. Allenare i muscoli anche durante lo stretching richiede tempo. Se fai questi allungamenti ogni giorno, diventeranno più facili nel tempo e il tuo mal di schiena diminuirà sempre di più. Ricorda che se provi dolore, non devi sforzarti nell'allungamento. Fatti visitare da un kinesiologo o vai da un personal trainer della tua palestra. Potranno aiutarti a capire perché ti senti così. Dopo aver fatto questi esercizi, fidati, non avrai mai più mal di schiena. Qual è il tuo esercizio di stretching preferito per allenare i tuoi muscoli della schiena quando sono stanchi? Diccelo nella sezione commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere un like al video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti. Resta con noi su Il Lato Positivo.